Presidente, partiamo dalla partita o dalle questioni societarie? Direi di partire dalla partita. Paolo, io credo, adesso ho parlato anche con i tuoi colleghi, io credo che le questioni societarie, come ho sempre detto, così la chiudiamo qui e non ne parliamo più. Nel momento in cui ci saranno le persone che sanno benissimo, con le quali io sto parlando, tra cui anche il gruppo che fa capo al dottor Leonardo Pavanati, che sanno benissimo quali sono le condizioni da me richieste, nel momento in cui saranno pronte queste condizioni, quindi saranno sul tavolo, chiaramente io non mi tirerò indietro sicuramente a quello che ho detto, perché credo che sia giusto che dopo tanto tempo, anche forse per la stanchezza della piazza nei confronti della mia faccia probabilmente, di tanti altri motivi, credo che a un certo punto sia giusto anche passare la mano. Però io ho sempre detto, lo ribadisco, che la mano verrà passata a gente che deve essere meglio di quello che c'è. Quindi se ci saranno queste condizioni, nessun problema. Se noi stiamo parlando dell'aria fritta da qualche mese, quindi io so benissimo con chi ha a che fare, so che sono persone a tavoli che non, su cui non mi devo sedere, non mi ci siedo per niente, per cui per me io sono pescarese, amo il Pescara e se devo cedere alla società la devo cedere a qualcuno che farà meglio di me e non che magari fra 4-5 mesi non si ritrova più nemmeno seggiolino nello stadio. Quindi, siccome sto parlando con tutte persone serie, ribadisco, compreso il dottor Pavanati, quando ci sarà la possibilità di chiudere l'operazione, la chiuderò. Però adesso parliamo di calcio perché la cosa importante è Pescara. Un'ultima domanda però su questa questione, Presidente. Siccome da più parti si è detto che la trattativa sarebbe in via di ultimazione, dalle sue parole si capisce che non è così. No, perché non è così? Io ho detto, se le condizioni arrivassero domani mattina, io domani mattina sarei pronto a chiudere, ma devono arrivare le condizioni, se no stiamo parlando del nulla. E siccome in questo mondo non è che sia facile portare fideiussioni, portare i soldi che ci servono, ci sono comunque dei tempi che ognuno deve rispettare. Io non ho fretta, io non ho nessuna fretta e l'ho sempre detto a tutti, non è che il Pescara se domani mattina ne arriva qualsiasi persona smette di giocare o non può pagare la lavanderia. Il Pescara, ringraziando Dio, ha una sua programmazione. Grazie anche al fatto che abbiamo sempre fatto questo tipo di ragionamento nel Pescara, quindi non c'è nessun problema, se anche arrivasse fra 6 mesi sarebbe la stessa cosa. Presidente, l'ultimissima prima di parlare della partita, al Pescara è stato accostato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse anche un nome di prestigio del calcio italiano e internazionale, quello di Ariedo Braida. C'è qualcosa tra il Pescara e Braida? No, c'è un rapporto di amicizia tra me e Braida. Io ho incontrato Ariedo a Milano per un giocatore prima della chiusura del mercato, per un giocatore spagnolo che lui mi aveva segnalato, che poi purtroppo è andato in Serie A spagnola, ci aveva visto bene anche lì Ariedo e non siamo riusciti a portarlo, ma tutto qui, non c'è nessuna cosa. Presidente, allora parliamo di questa partita, di questa bella vittoria con il Cittadella. Prima del match con la squadra veneta aleggiavano fantasmi sullo stadio Adriatico, si parlava anche di un possibile esonero di Massimo Oddo in caso di risultato negativo. È arrivata questa vittoria, una vittoria meritata, probabilmente possiamo dire, Presidente, che oggi inizia un altro campionato per il Pescara. No, oggi abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo giocato una partita come bisogna giocarla in Serie B, con il cuore, mettendo in campo tutto quello che c'hai, e l'abbiamo giocata se vogliamo da cittadella e l'abbiamo vinta. Di solito quando incontriamo questa squadra cerchiamo di fare il nostro gioco, di inventarci qualcosa. Oggi non ci siamo inventati niente, i ragazzi sono stati tutti quanti bravissimi e l'allenatore uguale, perché ha capito come doveva. Era però a rischio Oddo, ce lo conferma. Ma Oddo era a rischio sempre nei vostri ragionamenti, è dalla prima partita che Oddo è a rischio nei vostri ragionamenti. Anche lei aveva detto che insomma bisognava cambiare marcia tecnico doveva farlo. Ma non ho detto che bisognava cambiare allenatore, ho detto che bisognava cambiare marcia, quindi l'allenatore, che è molto intelligente, forse ha capito che doveva cambiare marcia e l'ha cambiata lui, l'ha cambiata la squadra, l'ha cambiata nel modo di giocare in campo e oggi i risultati si sono visti. Poi permettetemi di dire una cosa, purtroppo sempre molto, con molta facilità e diciamo un po' di leggerezza si danno sempre giudizi affrettati sui giocatori. Oggi abbiamo visto dei giocatori in campo che credo nessuno di voi conoscesse,
e che invece stanno dimostrando che in questo campionato possono fare la loro parte e anche bene. Quindi diamo del tempo a chi, questa è una squadra giovanissima, se oggi andiamo a vedere la formazione, noi avevamo Bellanova 2000, Maestro 98, Seter 98 mi sembra che sia, e, Fernandez se non vado errato sia, credo che sia un 2000 anche lui, cioè avevamo tanti ragazzi in campo e questi ragazzi, Vokic è un 96 e purtroppo non è che abbia tante partite nelle gambe. Sono ragazzi che bisogna anche aspettare, non dimentichiamo che abbiamo giocatori che stanno recuperando la piena condizione come Galano, Valdifiori, Memusciai, adesso magari me ne dimentico qualcuno, rientrerà Bocchetti. Cioè. Ricomposti i problemi di spogliatoio, comunque qualche incomprensione all'interno dello spogliatoio, Presidente, anche dopo la strigliata che lei ha fatto alla squadra in questa settimana, che in campo si è visto e servita probabilmente. Ma in queste situazioni il padre di famiglia deve intervenire, altrimenti ognuno va per i fatti suoi. Io credo che l'ho fatto io, l'hanno fatto i direttori e l'ha fatto anche l'allenatore nei confronti dei giocatori, ma i giocatori hanno una grossa autostima. Sapevano di non meritare questa posizione di classifica. Presidente, cosa cambia questa vittoria? Perché è indubbio che quella di oggi è stata una giornata importante. Il Pescara non è più ultimo, ha vinto la prima partita, ha vinto con la bestia nera Cittadella. Insomma, adesso c'è la sosta, si recupererà qualche altro giocatore, si può guardare al futuro con maggiore serenità. I problemi restano, però oggi si è visto che il Pescara è una squadra da Serie B. Ma io lo sapevo che il Pescara era una squadra Serie B, mi dispiace per chi non l'aveva compreso, però non cambia nulla perché una rondine non fa mai primavera, quindi bisogna continuare a lavorare.